Salve gente, bentornati. Oggi vi parlo delle due FOM della Yankee Candle scontate per tutto il mese di giugno, che ho avuto il piacere di, e ve lo faccio vedere, di accenderle, mamma mia che profumo, di accenderle in giara piccola e contro ogni previsione, perché di solito le giare piccole insieme ai votivi sono considerate i formati meno profumati. I votivi li avevo già provati, le giare no, adesso sì, e vi posso dire che profumano anche le giare. Sono la Pink Grapefruit Fruit e la Pineapple Cilantro. E sono profumazioni che io ho acquistato, vi lascio il link qua sotto sempre, da Milena Calzati del negozio Casa In Shop. E inizio con la Pink Grapefruit, che sono comunque è un ambo di profumi estremamente potenti, questo ve lo dico. Allora, la descrizione ufficiale è una fruttata. La descrizione ufficiale dice: frutta perfettamente matura, baciata dal sole con brillanti agrumi speziati per risvegliare i sensi. Le note che sono qua sono note di testa, pompelmo rosa, c'è miscela di agrumi, note di cuore, lavanda, mughetto e petali di rosa, note di fondo, nettare di pesca, foglie verdi e melone. Allora, gli agrumi ci sono tutti, anche quelli che non sono segnati ci sono tutti. Ha un pochino, vagamente, un sentorino di sapone, ma poco, Però questo permette di essere ancora più frizzante. È frizzantissima come profumazione. Frizzante ed è una profumazione che, pur essendo fruttata, è pulita, è fresca. E credo che in questo periodo, con questo caldo, ci stia da Dio. Ed è rigenerante. Si sente bene anche in formato giara piccola e io mi sono trovata bene. L'altra fragranza che viene scontata e che purtroppo con quest'anno poi ci saluterà è la Pineapple Cilantro, che probabilmente era un evergreen delle FOM estive, e quindi un po' la cosa mi dispiace, perché vuol dire che l'anno prossimo non ci sarà. La descrizione ufficiale dice: è anche questa una fruttata, e sì, è una fruttata anche questa, e io la metto tra le aperitivose, non mi ricordo questa qua, ora mi sa che la metto tra le macedonie, penso di averla inserita tra la macedonia, questa qua, non me lo ricordo assolutamente, male male, perché ve lo vado a scrivere sul... lo trovate scritto sul blog, di cui trovate il link sempre qua sotto. La descrizione ufficiale dice: una leccornia tropicale, ananas fresco delle isole arricchito con le note agrumate del coriandolo e la dolcezza del cocco. Note di testa, ananas, erbe, coriandolo, noce di cocco, mela e arancia. Note di cuore, violetta, edera verde e basilico. Note di fondo, vaniglia. Allora, ciò che io sento, indipendentemente da ciò che dicono, è ananas, poi c'è un qualcosa che, e a sto punto penso sia il cocco, che va a anche la vaniglia. Il cocco e la vaniglia vanno a mitigare l'asprino un pochino della... cosa stai facendo? L'asprino un pochino dell'ananas, e la vaniglia addolcisce, no, il cocco addolcisce, la vaniglia fa un pochino questo sentore vagamente talcato. Non ho la più pallida idea di che gusto, profumo e che sensazione possa dare il coriandolo, perché comunque è una spezia, da quel che so. E però l'ananas prevale, però è tutto molto ovattato in un certo senso, e trovo che anche questa sia una profumazione eccezionale, quindi è una di quelle per cui mi dispiace di più quest'anno, perché era una garanzia, insomma. Queste sono le due profumazioni scontate del 25% nei tre formati di giara. Vi lascio, come vi ho detto, nell'info box qui sotto il link del negozio dove lo acquistate, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!